Ciao Michele, benvenuto. Questo è il nostro mezzo con cui percorriamo l'ultimo miglio verso il garage di due ruote. Tu sei Michele Ratti, direttore tecnico di Regina Catene, quindi oggi parleremo ovviamente di catene. Quindi benvenuto e sappi che stritoleremo il tuo cervello per tirar fuori tutto quanto di più segreto c'è attorno a una catena di trasmissione. Quindi ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Sono pronto, sicuramente cercherò di darvi tutte le informazioni che posso per mantenere e curare bene la vostra catena. Ascolta, dimmi un po' chi è Regina Catene? Regina Catene è un'azienda storica. Abbiamo da poco festeggiato i 100 anni, è nata nel 1919, quindi nel 2019 abbiamo fatto i 100 anni e tutti o la maggior parte di voi sicuramente la conoscono per le catene moto, ma in realtà produciamo anche catene per l'ambiente industriale e catene per il settore food, quindi per l'alimentare. E il settore moto è solo una piccola parte del nostro prodotto, ma è quello dove sviluppiamo la maggior parte delle innovazioni che poi vengono anche riversate sui prodotti industriali. Quindi sicuramente il fiore all'occhiello della nostra azienda è la parte moto. Oggi io cercherò di carpire un po', come dicevo, i segreti da parte di chi di catene veramente se ne intende, perché voi sviluppate e producete tutto il prodotto qua in Italia. Assolutamente sì, è tutto fatto internamente nei nostri stabilimenti italiani a Cernusco Lombardone, c'è la nostra sede principale, dove escono le catene a partire dal rotolo di ferro fino alla catena, escono finite da Cernusco Lombardone. Ma una curiosità, magari non lo sai, quanti chilometri di catene producete? Guarda, non te lo saprei dire, ma sono tantissimi. Io so che produciamo migliaia di catene, di metri di catena al giorno, migliaia. Al giorno? Al giorno, perché ogni linea produce più di 1000 metri di catena al giorno e abbiamo più linee. E noi siamo abituati a vedere la catena in uno scatoletta di cartone, in celofanata, tutto bello, ma ho avuto la fortuna una volta di visitare l'azienda e lì ci sono matasse di catene come i rotoli di filo. Esatto. Esatto, noi lavoriamo a 300 metri alla volta con queste bobine giganti da spostare, dopodiché vengono fatti i tagli alla lunghezza richiesta dal cliente e poi messe nella scatoletta che vedi tu in giro. Ci manca poco, gli ultimi metri siamo arrivati in officina, ma volevo così sottolineare una particolarità del prodotto Regina che è stato presentato lo scorso anno, se non sbaglio. Quindi voi siete riusciti come un fulmine a ciel sereno con una comunicazione forte nel mondo delle catene di trasmissione, perché introduceva un concetto assolutamente nuovo, quindi zero manutenzione su una catena con O-ring. Com'è possibile questa cosa? È stato un bel lavoro, un progetto molto lungo e interessante, ma siamo riusciti ad arrivare a questo risultato grazie a dei rivestimenti particolari che applichiamo sulla bussola e sul rullo della catena, che sono gli elementi che scorrono in maniera relativa uno sull'altro e dove attualmente in commercio non esiste nessuna catena che abbia una tenuta con guarnizione. Pertanto quella zona è quella che normalmente l'utente deve lubrificare periodicamente, altrimenti l'usura comincia e poi la catena degrada via via. Questi rivestimenti sono molto duri e riducono il coefficiente d'attrito, di modo che anche in assenza di lubrificante riescono a non far iniziare il fenomeno dell'usura. Quindi siamo riusciti a raggiungere chilometraggi veramente di rilievo, veramente elevati, senza mai lubrificare la catena, solo facendo qualche registrazione periodica giusto per mantenere la tensione corretta e basta. Ottimo, quindi eccoci qua. Siamo arrivati davanti al portone e quindi benvenuto nella nostra officina. Adesso scarichiamo la moto che oggi subirà le tue cure sotto le mie mani e quindi ci vediamo dentro. Ok.
Bene Michele, siamo arrivati e ti rinnovo il benvenuto questa volta dall'interno. Questa è la nostra bellissima Triumph Tiger 900 sulla quale appunto interverremo. La vedi sporca, volutamente non l'abbiamo lavata. Partiamo da qualche spiegazione più generica. Quali sono e quanti sono i tipi di catene che esistono? La differenza più comune che tutti conosciamo, e sono pronto ad essere smentito ovviamente, è che ci sono delle catene con gli O-ring e le catene senza O-ring. È vero e perché? Verissimo, ci sono le catene non O-ring che vengono utilizzate per le applicazioni off-road, dove non serve dare eccessiva durata alla catena, e invece ci sono le catene O-ring tipicamente usate nell'enduro o nello stradale, in modo da poter percorrere più chilometri. Poi all'interno delle due famiglie ci sono tante varianti a seconda di quello che devi fare veramente. Ti dico solo una cosa, tu sai che gli O-ring in realtà si chiamano magari anche Z-ring, X-ring, V-ring, ognuno dice la chiama come vuole e dipende dalla forma della guarnizione. Però in realtà non è l'O-ring in sé che ha funzione, oppure sì? C'è un tema di lubrificazione congiunto all'O-ring? Assolutamente, l'O-ring permette di mantenere il lubrificante tra il perno e la bussola ed è uno degli aspetti da Ecco, hai già detto due parole che poi dobbiamo entrare proprio nel dettaglio, perno e bussola, però adesso te la do buona, poi, okay. Poi magari la spieghiamo. Va bene, diciamo che l'O-ring mantiene il lubrificante in una certa zona della catena, ma un'altra parte della catena è da lubrificare periodicamente, altrimenti si crea usura. Ok, queste sono le due macrofamiglie. Prima, quando eravamo sul nostro stupendo pick-up, abbiamo accennato a questa grande novità introdotta da Regina, che è una catena con O-ring ma che non ha bisogno di manutenzione. Quindi adesso è il momento di dirci qualcosa di più. Anzi, poi se vuoi possiamo anche fare vedere, abbiamo qua una catena che possiamo far vedere un po' nel dettaglio qual è il segreto. Sì, questa nuova catena O-ring senza manutenzione prevede appunto che l'utente non debba rilubrificare periodicamente la catena intorno ai 1000-1500 km ogni volta e permette di fare una quantità di chilometri abbastanza considerevole senza dover fare nulla. La lubrificazione come periodicità cambia con la catena O-ring e senza O-ring oppure no? Assolutamente sì, la catena non O-ring richiede molta più lubrificazione, quindi diciamo ogni 250-300 km bisogna lubrificarla. Invece una catena non O-ring, appunto per la presenza della guarnizione, può durare e può essere mantenuta anche solo ogni 1000-1500 km. Quindi in vista di un cambio catena, io che sono un motociclista normale, comune, che ho la mia Tiger o piuttosto che un'altra moto che utilizzo per fare il commuting, l'extraurbano, comunque un utilizzo normale, come faccio a orientarmi nella scelta della catena? Quindi O-ring, senza O-ring e adesso, ok, teniamo un attimo da parte questa nuova tecnologia perché in teoria dovrebbe essere un po' la nuova frontiera che potrebbe mettere da parte un po' le altre due. Però O-ring o non O-ring, perché scelgo uno e scelgo l'altra? Nell'off-road tipicamente si vuole una catena stretta e leggera, scorrevole per non perdere cavalli, per non perdere potenza e quindi si prende la catena non O-ring e sì, dall'altra parte si deve fare più manutenzione. Invece nello stradale o comunque nell'off-road enduro a quel punto è più importante durare, quindi fare chilometri, piuttosto che essere leggeri e stretti come dimensione. Come fai tu a scegliere? Beh, di solito si guarda cosa consiglia il costruttore, dopodiché se guardi i cataloghi viene consigliata una certa serie di catene e allora è più facile. A questo punto ci rimangono due cose da fare che ti farò sporcare le mani Michele, perdonami, ma ti ho munito di guanti. Adesso entriamo un po' nella prima parte tecnica, che è quella della manutenzione della catena, quindi banalmente, come dicevamo adesso, la lubrificazione. E prima, come si dice in televisione, dietro le quinte, mi dicevi una roba sconvolgente, che è la pulizia della catena. Regina, posso dire Michele, consiglia di non essere troppo invasivi nella pulizia della catena. Quindi il lavaggio della catena in realtà è il lavaggio della moto, quindi non intervenire direttamente sulla catena con prodotti chimici troppo aggressivi, ma
quasi il contrario. Comunque, spiegalo tu che sicuramente lo dici meglio. Hai imparato bene la lezione, esattamente così. Allora, bisogna evitare di pulire eccessivamente la catena, perché altrimenti andiamo a rimuovere anche il grasso che in origine era presente, quello che mettiamo noi durante la fabbricazione. Una pulizia così spinta, quella che piace tanto agli utenti, serve solo nel caso in cui si abbiano applicazioni off-road dove è veramente piena di fango la catena. Altrimenti è sufficiente lavare generalmente la moto e un pochino anche la catena con l'acqua piuttosto che con la lancia idropulitrice, senza insistere troppo sulla catena. Questo perché la catena non è protetta dalla corrosione, ad esempio, è fatta di acciaio e quindi può essere facilmente contaminata da agenti chimici, quali ad esempio la presenza di sale durante la stagione invernale sulle strade, e portare questo a formazione di ossido sulla superficie delle piastre. Altro motivo per cui bisogna stare molto attenti nel lavaggio, se abbiamo una catena O-ring, è non danneggiare l'O-ring stesso. Per esempio, se usiamo la lancia idropulitrice, mai avvicinarsi più di 20-30 cm, mai andare troppo vicino, perché sennò la potenza dell'acqua va a danneggiare l'O-ring. Se invece usiamo dei prodotti chimici, mai usare solventi, benzine o prodotti molto aggressivi. Viceversa, possiamo usare il gasolio, il petrolio bianco, che lasciano comunque una patina di unto, pur sgrassando abbastanza bene la nostra catena. Io, quando ci siamo parlati, ho scelto questa moto perché appunto era una moto usata con comunque una trasmissione ancora non da sostituire, quindi non a fine vita, però avevo preparato tutto sulla nostra bella vasca bacinella per pulire tutto, perché per me visivamente era una catena molto con tanta croppa, come si dice. In realtà tu sei arrivato e hai detto non laviamo niente, lubrifichiamo. Quindi lubrifichiamo, alziamo la moto, e ricordati che mi devi spiegare bene poi, perché qui so che ci sono anche lubrificanti diversi. Certamente. Quindi attiriamo sulla moto e facciamo la lubrificazione. Ok. Allora Michele, questa qui è la situazione tipica di fronte alla quale ci troviamo. L'occhio esperto che ci deve spiegare che cosa guardare, in che direzione guarda? Quali sono i trucchi e gli accorgimenti a cui dobbiamo rendere conto? Allora, innanzitutto guardiamo nel suo assieme la catena e vediamo in che condizioni è. Questa catena ha ancora un po' di lubrificante sulle piastre, probabilmente lubrificante originale, ma dobbiamo focalizzarci sulla zona dei rulli, cioè questa zona qui, questi elementi che poi vanno a ingranare con la ruota dentata. Se questi elementi sono lucidi, significa che il lubrificante ormai è finito e quindi è ora di effettuare una operazione di lubrificazione periodica. Se invece sono ancora scuri o grigi, vuol dire che il lubrificante è ancora presente e possiamo percorrere altri chilometri. Ok, quindi mi stai dicendo che quella che tutti noi comunemente, questa patina nera, identifichiamo come sporco, per te è lubrificante? È lubrificante. Questo è lubrificante che il costruttore, Regina in questo caso, produce e mette sulla catena per proteggere la catena e per fare in modo che possa durare diversi chilometri. Quindi, se vuoi, non rimuovere questo lubrificante, perché la catena ne soffre. Tipicamente l'utente medio vorrebbe avere sempre la moto pulita, non in queste condizioni. Però diciamo che queste condizioni non sono male per la catena. La catena è ben protetta, non mostra segni di corrosione, non mostra segni di ossidazione. L'unica cosa che si nota è esattamente la presenza dei rulli lucidi. Quindi io suggerirei su questa catena solo di fare una lubrificazione. Ok, ci sono anche altri due accorgimenti. Uno è quello della tensione della catena, che ovviamente abbiamo modo sempre di regolare e registrare, e prima ti ho visto fare anche un altro movimento strano. Sì, prima ho fatto questo movimento, cioè ho tirato la catena più o meno a metà della corona in direzione orizzontale verso di me per vedere quanto si separa dalla corona. Questo è un metodo molto semplice, molto artigianale se vuoi, per capire se la catena è usurata oppure no. In questo caso, come puoi vedere, non c'è praticamente nessun movimento, quindi la catena è ancora in ottime condizioni.
necessita solo di essere rilubrificata ed eventualmente tensionata. Quindi la tensione invece come si fa? Una volta lubrificata la catena, per fare la tensione si deve andare in questa zona centrale del forcellone. Di solito i costruttori di moto applicano un adesivo in questa zona dove indicano la posizione esatta su cui fare la misura e che tipo di misura fare. Si prende un metro, si appoggia nella posizione indicata, quindi più o meno qui, si spinge con un dito leggermente verso il basso e si rileva la misura e poi si spinge verso l'alto e si rileva la misura senza fare eccessiva forza. Quello è l'indice di tensionamento che il costruttore definisce a moto su cavalletto, quindi con la ruota libera di girare. Se non è presente questa indicazione, allora bisogna fare una procedura più lunga, cioè bisogna scendere dal cavalletto, mettere la ruota a terra, far sedere una persona sulla sella e fare in modo che il centro del pignone, il centro del pivot e il centro della corona siano sullo stesso asse. Ci vuole un'asta e si fa in modo che siano sullo stesso asse. Questa è la condizione di massima tensione catene ed è in quella condizione che noi andiamo a verificare con lo stesso metodo questo spostamento e in questa condizione più o meno ti bastano 15-20 mm. Per la tua esperienza la tensione ogni quanto va fatta, cioè la catena e il gruppo comunque trasmissione, che tipo di assestamento ha? In quali tempi? Le catene hanno un assestamento iniziale appena tu le monti sulla moto, quindi tipicamente dopo 1000, 2000, 3000 km sicuramente dovrai fare una regolazione che si chiama appunto regolazione iniziale. Dopodiché, se la manutenzione viene fatta in maniera regolare, la catena non si allunga, quindi dobbiamo solo rilubrificare la catena, controllare e ci accorgeremo che la catena sta benissimo, non deve essere tensionata. Quando la catena arriva verso la fine vita, che è più o meno quanti chilometri? Ma diciamo che per una catena come questa, che è una catena O-ring, ben manutenuta, dovremmo arrivare intorno ai 18.000 chilometri, 16-18, dipende un po' come si guida e come si lubrifica la catena. A quel punto potremmo vedere una maggiore pancia in questa zona della catena e magari anche qualche articolazione indurita, cioè facendo questo movimento non sempre riusciamo a muovere liberamente le maglie. E in quel caso è necessario magari anche regolare un pochino la tensione della catena. Il limite è dato dalla regolazione massima della ruota o in alternativa, come abbiamo visto prima, quando vediamo un movimento elevato in questa direzione con il dito, vuol dire che la catena è usurata. Michele, qui abbiamo tutto il necessario, non ci rimane che fare l'operazione di lubrificazione. Bene, cominciamo. Io adesso andrò a lubrificare la catena in questa zona, sotto al pignone, perché è la zona che di solito è più libera per operare intorno alla catena. Questa è la prima motivazione. Quella invece tecnica è che dobbiamo mettere il lubrificante dall'interno verso l'esterno, di modo che per effetto centrifugo, quando la catena gira, il lubrificante attraversa tutta la catena e lubrifica tutti i pezzi. Ok? Quindi io vado a spruzzare e tu giri. La direzione che dobbiamo tenere è la zona dei rulli, che abbiamo detto prima, essere lucidi in questo caso, e la posizione tra le due piastre per andare a dare un velo di lubrificante anche sugli O-ring, così sono protetti per il successivo utilizzo della moto. Ok, cominciamo. Michele, bisogna fargli fare tutto il giro, ovviamente. Assolutamente. Un giro completo. Assolutamente sì. Magari anche due, se vogliamo. Magari anche due. Se vogliamo essere sicuri. Comunque basta poi guardare e si vede la zona lubrificata rispetto a quella non lubrificata. Bene, adesso l'operazione è conclusa. Dobbiamo lasciare riposare la catena e il lubrificante di modo che il solvente possa evaporare e poi con lo straccio, facendo sempre girare, rimuovere l'eccesso di lubrificante che altrimenti andrebbe a sporcare tutto il pneumatico della nostra moto. Ottimo! Ma secondo te, quando è il momento giusto di lubrificare? Prima o dopo un giro?
Beh, a freddo così ti direi prima di fare un giro, parto per il mio giro domenicale e mi assicuro che la catena sia lubrificata. Bene, sfatiamo questo mito. Ecco, benissimo. Ovviamente era no. 50 e... Non è così. È sempre meglio lubrificare al rientro da un giro. Perché? Perché la catena è calda e quindi quando io vado a applicare il grasso facilito l'ingresso del lubrificante nelle articolazioni sotto il rullo. Dopodiché la catena si raffredda, il solvente evapora e magari se siamo rientrati alla sera, il giorno dopo rimuoviamo con lo straccio l'eccesso di lubrificante. Viceversa, se lo fai prima di partire, il grasso che tu hai messo va immediatamente centrifugato all'esterno durante i tuoi primi chilometri. Allora Michele, a questo punto quello che ci rimane da far vedere è la sostituzione della catena nel caso in cui appunto questa sia arrivata a fine vita. Io lascio il campo, vedo che qua hai già sul banco degli attrezzi molto specifici che non si vedono così comunemente e esco proprio dal campo, adesso la nostra officina è tutta tua, io faccio partire il cronometro. Ok, allora il primo consiglio è ovviamente di rivolgersi a un'officina autorizzata o a un tecnico specializzato per la sostituzione della catena, perché non è un'operazione banale. E poi, come seconda informazione, è importante che venga sostituita la catena, la corona e il pignone insieme, mai sostituire solo uno di questi elementi da solo. Qui abbiamo gli attrezzi Regina, attrezzi professionali che vengono venduti alle officine per effettuare questa operazione. C'è il taglia catene, l'attrezzo per giuntare le catene e l'attrezzo per ribadire i perni. Ora andremo a fare l'operazione in modo che cambiamo questa catena. Ok, adesso la catena è tagliata. Ora dobbiamo tirare dentro la catena nuova, quindi facciamo uscire piano piano quella usurata, prendiamo la catena nuova. Abbiamo già acquistato la catena giusta, della lunghezza corretta, quindi la disponiamo qui. Usiamo la maglia appena tagliata per effettuare una provvisoria giunzione, in questo modo. Ok, dopodiché continuiamo a tirare, ci assicuriamo che sia in posizione. Adesso abbiamo inserito la catena nuova, verifichiamo che la lunghezza sia quella corretta, perfetto, proseguiamo ancora un po' e ci posizioniamo sulla corona. Prendiamo l'accessorio, per catene con o-ring sempre meglio una maglia a ribadire. Attenzione alla manipolazione perché non dobbiamo rimuovere il grasso che è presente sui particolari, altrimenti andiamo a danneggiare questa articolazione, quindi molto delicatamente. Questa è la maglia esterna, possiamo prenderla per i perni in questo modo. Dobbiamo posizionare gli o-ring, quindi gli o-ring hanno una sagoma, non sono simmetrici, quindi vanno posizionati con la protuberanza rivolta verso la piastra, uno di qui e uno di qui. Mettiamo l'o-ring dietro, adesso chiudiamo la catena, abbiamo già smollato il registro e avvicinato la ruota di modo che riusciamo a chiudere, facciamo girare e usiamo sempre la corona per aiutarci a posizionare. Mettiamo gli altri due o-ring, anche loro orientati, uno, due. La piastra è già stata inserita nell'attrezzo e trattenuta in posizione dalle due linguette e adesso possiamo andare
a chiudere la catena. Ok, quando si arriva in fondo la maglia è montata. E voilà. Bene, ora l'ultima operazione che avanza è quella di ribadire i due perni. Abbiamo l'ultimo attrezzo da utilizzare, quindi ci serve un martello che dovremmo avere tutti in casa nel proprio garage. Abbiamo un punzone di ribaditura che ha una sede a V. Questa sede a V servirà per formare appunto la ribaditura sul perno. Cominciamo dal primo perno, quindi apriamo la pinza e lo mettiamo in posizione. Orientiamo la V, ci mettiamo qui. Facciamo ruotare di 90 gradi circa. Ok. Bene, ripetiamo sul secondo perno. E voilà! Controlliamo che la maglia articoli liberamente. Perfetto. E poi procediamo alla regolazione del registro per creare la tensione catena. Michele, ci siamo trasferiti dall'officina, che in realtà è qua a 1,5 metri, su questo tavolo, perché mi hai portato una specie di campionario che spiega qual è l'offerta di Regina, in questo caso, per il mercato aftermarket, e anche come è fatto nel dettaglio una maglia di una catena. Perché durante tutta la tua spiegazione ti ho sentito nominare tanti nomi, rulli, piastre, perni, e in realtà non tutti, nemmeno probabilmente sottoscritto, sa benissimo nel dettaglio quali sono tutte le componenti. Qui vedo che ci saranno una quindicina di pezzi che compongono una maglia da catena. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 catene e 4 tipi di chiusure di catene. Spiegami un po' quali sono le differenze e quando bisogna usarle. Allora, abbiamo in realtà più di 6 catene in gamma. Questo è un campionario abbastanza riassuntivo però delle tipologie, dove si vede subito che ci sono catene non O-ring e invece catene O-ring. Si vede dal fatto che articolano perfettamente piuttosto che c'è la frizione dell'O-ring. E poi abbiamo una variazione della dimensione, dalla 5,20 alla 5,25 alla 5,30. Quindi a seconda della tipologia della moto e dell'applicazione possiamo scegliere la catena giusta. Ecco, le misure che dici ovviamente non sono intercambiabili. Non posso montare una catena 5,25 su una trasmissione 5,20. Assolutamente no, a meno di cambiare anche corona e pignone, certo, con tutti i rischi del caso, perché riducendo le dimensioni ovviamente la catena è più sollecitata. Quindi si fanno queste trasformazioni, dalla 525 alla 520 è quella più comune, però bisogna stare attenti a come fare questo caso. Ok, invece le diverse chiusure che stamattina mi hai bacchettato subito quando ti ho detto falsa maglia, lo ridico perché il motociclista normale conosce la maglia di chiusura con il nome di falsa maglia, in realtà mi dici che la falsa maglia è un'altra cosa, ma qui ne vedo 4 diverse. Sì. Il motociclista normale conosce la falsa maglia perché ha in mente questa, che è quella tipicamente con la molletta, che si può smontare e aprire con le dita a mano. In realtà ci sono 4 tipologie che variano nelle caratteristiche e nell'impiego a seconda dell'utilizzo che dobbiamo farne. La maglia che si apre, cosiddetta falsa maglia, con la molletta e semplicemente a mano, viene utilizzata nelle catene non O-ring e fino a un massimo di 250-300 cc. Dopodiché si passa alla versione che noi chiamiamo tipo 42 semiforzata, cioè non è sufficiente la mano per aprire e per chiudere, serve una pinza per assemblare e un martelletto per rimuovere, sempre con la molletta.
e si può utilizzare fino a 450-500 cc indicativamente, anche con catene O-ring. Viceversa, quando saliamo con le cilindrate e sicuramente sullo stradale, è da prediligere la chiusura con maglia a ribadire. Qui abbiamo due tipi, il tipo che Regina chiama tipo 19 a ribadire, quello che abbiamo montato sulla Tiger poco fa, e il tipo 44 che invece è fatto con un buco sulla testa dei perni per allargare il diametro del perno anziché ribadirlo, ma la funzionalità è identica. Ok, quindi abbiamo parlato di chiusure diverse in base alla cilindrata, quindi il tema è legato sicuramente alla potenza e alla performance, perché il rischio qual è se usiamo una chiusura tipo con la molletta su ad esempio una moto di questa cilindrata? Prima di tutto la maglia classica, chiamata maglia falsa, non è utilizzabile, perché siccome si monta e si smonta a mano significa che i fori della piastra sono più larghi del diametro del perno e in quello spazio che c'è può fuoriuscire anche il grasso, quindi la guarnizione che si mette non serve a nulla, quindi assolutamente da escludere il tipo 26. Anche volendo utilizzare il tipo 42, quindi dove esiste un minimo forzamento perché è necessaria la pinza per assemblarlo, non abbiamo più il problema della fuoriuscita del grasso, quindi si possono utilizzare per catene o ring. Semplicemente il rischio qual è? Che la forchetta, che è l'altra parte della maglia assemblata da Regina, lavorando con una piastra con un certo gioco, anche se minimo, con un certo gioco, porta i due perni a non lavorare sempre in maniera parallela, ma sotto effetto del carico a piegarsi e a flettere in questo modo. In questa situazione la piastra lavora a flessione e a fatica, cioè dopo un certo numero di cicli, potrebbe rompersi. Quindi è assolutamente da evitare. Ok, tutto chiarissimo. Rapidissimamente, guarda, se mi fai a questo punto una carrellata dei componenti che compongono una maglia. Allora, qui abbiamo tutti i componenti per assemblare una catena O-ring e qui invece abbiamo i due sottocomponenti che sono la maglia esterna e la maglia interna. Quindi è questo è un preassemblato di questo. Esatto, la maglia interna è composta da due piastre interne, le bussole e i rulli. Quindi i rulli si assemblano sopra le bussole vanno dentro nei fori e si chiude e si compone questa maglia. Dopodiché c'è la maglia esterna che è composta da due piastre esterne e due perni. Collegando insieme interna, esterna, si compone la catena. Nell'inframezzo tra la piastra interna e la piastra esterna, nel caso di catene O-ring, è posizionato l'O-ring. Bene Michele, sei stato talmente chiaro che mi sento preparato forse per fare anche il tuo mestiere. Comunque veramente ti ringrazio di aver speso e passato questo tempo insieme a noi. Io ho scoperto un sacco di segreti che veramente non immaginavo. Speriamo che il video a questo punto piaccia anche ai nostri amici e che soprattutto sia funzionale anche alle loro smanettate in moto. Certo, speriamo che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Per voi invece l'appuntamento è per la prossima puntata e se vi è piaciuto questo video, come sempre lasciate un like e un commento qui sotto e continuate a seguirci su tutte le nostre piattaforme digitali.